nessuno sa cos'è. Che cosa vuol dire sentirsi europeo? Io non lo so. 28 lingue, ogni legge viene tradotta in 28 lingue. Tre parlamenti, tre. C'hanno Strasburgo, c'hanno Bruxelles e adesso c'hanno Lussemburgo. Tre, quattro giorni al mese, 3.000 persone, 4.000 persone, 720 deputati con 3.000 addetti vanno 4 giorni al mese a Strasburgo, che ci costa 50 milioni per usarlo 4 giorni al mese. Poi vanno, gli amministrativi stanno costruendo, invece in Lussemburgo stanno costruendo il palazzo da 400 milioni di euro per gli amministrativi. Allora avremo quelli che vanno a Lussemburgo, quelli che incrociano quelli di Bruxelles. Tu dove cazzo vai? Non lo so, Strasburgo. E poi ci chiedono sacrifici a noi. Io voglio andare là e parlare chiaro, con un nostro problema. Parlare chiaro, con un bel programma, con la testa alta, guardarli in faccia. E se noi siamo falliti nel 2011, siamo falliti nel 2011, ma non potevamo fallire, perché metà del debito era in mano alle banche tedesche e francesi. Non fai fallire uno che ti deve tanti soldi, anzi lo incoraggi, dai che vai bene, gli racconti due balle. Non potevamo fallire, allora hanno mandato Monti a fare il curatore fallimentare. E cosa faceva Monti? Ha stretto ancora di più. La BCE dava i soldi, 1.000 miliardi alle nostre banche. Le nostre banche non potevano dare alle famiglie, ai piccoli imprenditori, perché quei soldi lì dovevano ricomprare il debito in mano alle banche francesi e tedesche. Era il 50% in mano. Adesso è il 30, perché con questo giro noi aumentiamo il debito e loro si riprendono il credito. Appena hanno ripreso il loro credito totalmente, ci mollano come la Grecia. Ecco perché bisogna andare lì, adesso che abbiamo ancora un potere contrattuale, hanno ancora il 30% del nostro debito, andiamo lì, o ce lo spalmiamo o non lo paghiamo più, come ha fatto. Come hanno fatto gli Stati Uniti in Iraq, che avevano 50 miliardi di debito di dollari e non l'hanno pagato perché era immorale. Allora andremo lì a dire che il nostro debito è immorale. Bene. Ogni due anni, dove sono i posti di lavoro? Dove prendi i soldi? Dov'è il vostro programma? Facevo un'intervista prima con un giornalista, sono sempre gli stessi. E dov'è il vostro programma? Io le lo dicevo, guarda dentro c'è la piccola e media impresa, togliamo l'IRA, l'IRA la paghi quando la incassi. Se investi nella tua azienda, investi, non paghi le tasse per 4 anni, se assumi non paghi i contributi. Alla fine mi diceva, sì, ma il programma. Ma allora, togliamo, mettiamo, dove prendete i soldi? Mettiamo un massimo delle pensioni, 5.000 euro di massimo. Ci sono 100.000 persone in Italia che da 5.000 a 90.000 al mese passano 17 miliardi, metti un tetto da 5.000 e la differenza porti le pensioni minime da 400 a 800.000 euro, 800 euro al mese. Di che cazzo stiamo parlando? Accorpiamo i comuni sotto i 5.000, togliamo veramente le province. E sì, ma dove prendete i soldi? Vanno mandati via immediatamente, se no ci ritroveremo sempre gli stessi con gli stessi. Noi non vogliamo riforme, noi vogliamo formare cose nuove, non riformare quelle vecchie. Noi non vogliamo ricostruire, vogliamo costruire cose nuove, un'economia che sia di sviluppo, che sia tecnologica, che passi attraverso la rete. Non sanno nulla, ogni due anni. Triplicano i dati, miliardi e miliardi di dati. Chi avrà l'accesso a questi dati avrà il potere assoluto. E questa è la nuova ricchezza, sono i dati. Tu puoi anticipare i tempi, se hai i dati. Google può anticipare epidemie di influenza 6 mesi prima che succedano, perché hai i dati, dei farmaci, dei fazzoletti, di quello che si è venduto. Ognuno lascia una scia, una traccia in internet. Vanno in database, sanno tutto di noi. E allora bisogna stare molto attenti, a vedere chi è il controllo, come il controllo di questo. Ci sono già migliaia di oggetti collegati tra loro.
migliaia di oggetti che colloquano attraverso la rete tra loro. Io ho già la forchetta in casa che se mangi veloce vibra, dice che cazzo mangi, poi non digerisci se mangi così veloce, lo dice la forchetta. E lo spazzolino che ti dice ti sei spazzolato male il terzo molare a destra. Abbiamo già oggetti che parlano in casa, i nuovi frigoriferi coreani hanno un display che ti dice guarda che stai mangiando più grassi del solito, ho già comunicato al tuo medico che c'è il colesterolo alto. E allora vai dal medico e dice che cazzo dice il tuo frigo, mi sta rompendo i coglioni tutto il giorno che mi chiama. E poi i gabinetti, vai in Giappone, il gabinetto ti fa l'analisi delle urine e della cacca e lo comunica al frigo che dice cazzo mangi te, cosa gli dai da mangiare, ci sono già totalmente. Gli iPhone andranno via, non ci saranno più gli iPhone, avremo gli occhiali e sarai sempre connesso e non dovrai più aprire un iPhone, fare il numero, direi Luigi, chiamami Luigi e ce l'hai in linea con l'altoparlante dentro l'orecchio, con gli occhiali, gli abbigliamenti, ormai le formazioni delle nuove squadre di calcio hanno delle calze che memorizzano tutti gli spostamenti, tutti i movimenti che fa il calciatore. E i grandi allenatori poi prendono quei dati lì e fanno la formazione in base a chi si è allenato meglio, con una calza. Noi abbiamo bisogno di banda larga, di comunicare, di tecnologie, abbiamo bisogno non di materia prima, abbiamo bisogno di materia grigia e questa gente non ce l'ha più, non ce l'hanno più. Quindi signori, prima di salutarci, adesso è giusto anche dare un po' di spazio a una persona che è stata vilipesa, è stata massacrata in tutti i modi. Io che ho ricevuto le peggiori offese, mi scarico qua, vengo qua, mi scarico e faccio ve li butto addosso a voi, perché sfida. È una seduta terapeutica, io scarico, ma lui è un uomo che fa il manager, che è un uomo normale, con una famiglia normale, con una casa normale. Gli hanno detto qualsiasi cosa c'è dietro la casa letto, chissà cosa guadagni. Abbiamo pubblicato io la mia dichiarazione dei redditi e lui la sua, abbiamo pubblicato tutto, sono dati liberi. Lui è un professionista, io anche, siamo due professionisti che si sono messi in gioco, hanno dato un po' di anima, un po' di cuore e anche un po' di soldi a questa causa qua. Ed è giusto che oggi venga qui a prendersi la sua dose straordinaria di affetto Gianroberto Casaletto. L'emozione, io di solito parlo con al massimo 10 persone, in questo momento non so quante ne ho davanti. Mi sono appuntato due o tre cose nella memoria, spero di non dimenticarle. Al massimo ho foglietto in tasca perché ero fuori, scuserete. Un medico di fronte alla regia, grazie, scusa Roberto. Volevo fare un ringraziamento e poi anche un collegamento alla serata di oggi ai medici e agli infermieri del Policlinico di Milano. Cortesemente, un medico di fronte alla regia, grazie. Grazie a voi, al di là della professionalità, volevo ringraziarvi attraverso questo evento, soprattutto per la loro umanità, e che penso sia altrettanto importante la professionalità nella gestione di una persona che ha subito un intervento. E su questo, ricollegandomi a stasera, ricollegandomi a stasera, mi ricordo che un giovane medico di Avellino, diciamo nei momenti più difficili che ci sono in questi casi, mi disse ci sono molti motivi per vivere. Sicuramente uno dei motivi per vivere è essere qui stasera.
fatemi emozionare, se no non è stupendo bravo. Applaudite. Poi c'è un'altra cosa, allora io non penso che un politico necessariamente sia bravo o cattivo, se sia destra, se sia sinistra, se sia stato del Partito Comunista o se sia stato del Movimento Sociale. Io penso che in tutti i partiti ci siano delle brave persone e dei delinquenti. Alcuni di questi purtroppo oggi sono pieni di cronache, però sicuramente una persona che noi possiamo considerare, indipendentemente dalla sua appartenenza politica, una persona onesta è Enrico Berlinguer. Che fu uno dei pochi italiani che si è ripagliato. Quindi probabilmente quando ieri il cosiddetto premier ha detto a Beppe Grillo di sciacquarsi la bocca, non sapeva che cosa stava dicendo, io vi chiederei una, perché la mia voce è sempre una sola voce, comunque non sono abituato ad alzare i toni, non sono capace di gridare. Quindi chiederei a tutti voi di gridare Beppe in guerra, in modo che lo sentano fino a Palazzo Chigi. E a questo punto chiederà a loro di scioccarsi la voce. In una famosa intervista molto preveggente all'inizio degli anni Ottanta lanciò la questione morale. Ecco, la questione morale oggi si sta riproponendo in modo enorme rispetto ad allora. Però il Partito Comunista di allora aveva questo nel suo DNA, la questione morale. Il PD di oggi ha nel suo DNA la questione immorale. E questa è la differenza. Poi vorrei chiedere ancora una cosa, un po' di carattere evangelico, perché è la stessa cosa che disse Papa Giovanni molti anni fa, una sera in cui c'era la luna piena. Sera purtroppo non c'era la luna piena, però per lo meno non ha piovuto. Ma sta piovendo, scusate. C'è sempre qualcuno che sta meglio degli altri. Però stasera, quando tornerete a casa, ci sarà a casa vostra qualcuno che non è voluto venire, che non crede che il movimento possa cambiare l'Italia, che pensa che Grillo gridi e basta, che noi facciamo proteste e non proposte. Quando tornate a casa, queste persone, fate una carezza e ditegli questa è la carezza del movimento. E dite che il vostro futuro dipende anche da loro. Come voteranno dipende da loro. Cercate di convincerli. Non ci dovrebbe essere molta difficoltà a farlo. Però è un discorso che riguarda ormai la nazione italiana. Noi rischiamo, se non ce la facciamo questa volta, di non farcela per decenni.
quindi non possono tirarsi indietro, non possono non andare a votare, non possono votare la scheda bianca e soprattutto non possono votare quelli che hanno distrutto l'Italia. Tornate a casa e fate una carezza a nome del movimento a queste persone. In altri cuori. In altri cuori. Perché la forza sia con noi. Bene, andiamo a casa adesso. Leggo una cosa dato che mi è andato del nazista, allora leggo una cosa e poi vi dico chi l'ha scritta. Mandato da Hitler. Mi hanno detto che io sono come Hitler. Bene. Allora, mi dispiace, io non voglio fare l'imperatore, non voglio né governare né comandare nessuno. Vorrei aiutare tutti, ebrei.